parlo è l'una precisa del 22 novembre 2017. Chi vi parla è Fausto, il vostro bassaro di fiducia, che vi dà il benvenuto nell'autovettura più pazza della serata. Quella di Non è la Rai Stereonotte. Siamo arrivati alla seconda puntata, una seconda puntata molto frizzante che vi vede protagonisti. In effetti la scaletta che stasera ascolterete l'avete fatta voi, inserendo tra i commenti della prima puntata pilota le canzoni che ritenete più opportune stasera. E un ringraziamento particolare io lo voglio fare a Augusto che nella prima puntata pilota di Non è la Rai Stereonotte ha inserito la sua playlist, una playlist che io ho gradito veramente moltissimo. Grazie Augusto, avanti così, perché veramente hai dei gusti sopraffini. E quindi bando alle ciance, io direi di iniziare con la musica scelta da Augusto. Iniziamo con Sean Martin, questo grandissimo tastierista, pianista, insieme alla sua band. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo veramente bello dove ci sarà a un certo punto un assolo di basso e io, in quanto bassista, non posso fare a meno di sottolineare la bellezza dello strumento e della linea melodica che questo bassista esegue in maniera eccezionale. Sean Martin, Yellow Jackets, inizia il viaggio. Mi raccomando ragazzi, allacciate le cinture e aprite bene le orecchie. Thank you.
La sua band Yellow Jackets, fantastico il solo del bassista, mi ha fatto venire letteralmente i brividi. E noi passiamo a un altro gruppo, questi sono gli Steely Dan. While the music played, you walked by candlelight, those San Francisco nights were the best in town. Just by chance you crossed the diamond with the pearl, you turned it on the world, that's when you turned the world around. Everyone stopped to stare at your Technicolor motorhome. Every apron had your number on the wall. You must have had it all. You go to LA on a dare and you go it alone. Could you live forever? Could you see the day? Could you feel your whole world fall apart and fade away? Get along, get along, get shining, get along.
rimaniamo in America con gli Steely Dan, questo gruppo statunitense nato nei primi anni 70. La formazione ruota intorno al nucleo storico composto da Donald Fagen, che sta alle voci e alle tastiere, e da Walter Becker, chitarra e basso. Gruppo che miscela jazz, rock, funk, rhythm and blues e anche una spruzzatina di pop. Il nostro viaggio continua, ragazzi, continua, l'autostrada scorre veloce e sento però delle sirene, probabilmente ci stanno inseguendo. Tranquilli, sono Starsky & Hutch, ci stanno solo scortando in questa nottata musicale. Quello che stiamo per ascoltare è The Theme from Starsky & Hutch e questa è la James Taylor Quartet. We'll be right back.
inseguimenti di Starsky & Hutch nel tentativo di catturare i cattivi della situazione. E per quei quattro che ancora non sanno di cosa sto parlando, Starsky & Hutch era un telefilm poliziesco che veniva trasmesso, che forse viene trasmesso tuttora, ma comunque negli anni 80, con la mitica auto che sfrecciava a tutta velocità. E questa è la versione emondistica di The Theme from Starsky & Hutch, appunto, che era la sigla di questo telefilm che ci ha tenuto compagnia tante tante ore. Sigla che era originariamente composta da Lalo Schifrin e che fu successivamente riarrangiata da Tom Scott. La serie aveva come protagonisti Paul Michael Glaser, che impersonava Starsky, David Starsky, e David Soul, che invece era Ken Hutch Hutchinson. Bellissima serie, ragazzi, andatela a ripescare perché ne vale veramente la pena. Noi invece ci fermiamo in autogrill, ci prendiamo un caffè e un bicchiere d'acqua e ripartiamo alla grande fra pochissimo. Stereo Notte. Thank you.
Fred Wesley con la sua Thank Your Ass, ed è effettivamente impossibile rimanere impassibili, fermi, quando si ascolta il pezzo con un groove eccezionale. All'inizio cassa e basso veramente mi fanno venire i brividi, così come credo che facciano venire i brividi anche a voi che state ascoltando. Non è la Rai Stereo Notte in questa fredda notte, noi stiamo quasi arrivando alla fine del nostro viaggio. Questa era l'unica piccola parentesi che ho aggiunto io alla scaletta di Augusto. Mi sono permesso di farlo perché è un pezzo che mi piace molto. E poi Fred Wesley è garanzia di buona musica. Ricordiamo soltanto una piccola parte di sue collaborazioni con James Brown, Ray Charles, Van Morrison, Randy Crawford, Camille, De La Soul. Insomma, la lista delle persone con cui Fred Wesley si è misurato nel corso della sua lunghissima carriera e rischia di diventare veramente infinita. Rimaniamo nell'ambito statunitense con questo gruppo musicale che mescola la musica caraibica al rhythm and blues a elementi di pop e jazz. Un gruppo fondato nel 1974 da Jay Bekenstein e Jeremy Wall. Questi sono gli Spiro Gira e, tratto dall'album Carnaval, andiamo ad ascoltarci Kashaka. Gira con Kashaka, un estratto dall'album Carnaval che ho avuto poi il piacere di ascoltare recentemente proprio sotto suggerimento di Augusto, che me lo ha segnalato nei commenti della prima puntata di Non è la Rai Stereo Notte, e devo dire che l'ho trovato veramente molto interessante con queste mescolanze caraibiche, pop, rhythm and blues, jazz. Grazie davvero Augusto. La nostra avventura notturna finisce qui, purtroppo. Questo era l'ultimo pezzo della selezione musicale che ha visto come protagonista il caro amico Augusto, che nei commenti della prima puntata di Non è la Rai Stereo Notte ha messo una sua personale playlist che ho trovato veramente molto gradevole.
più o meno sul genere funk, jazz, soul. Bravo Augusto, tanto come hai scritto tu, tra bassisti ci si capisce abbastanza. Mi dispiace per le persone che non ho potuto accontentare in questa puntata, come per esempio l'amico Chris Walker. Grazie Chris per la tua segnalazione nei commenti della prima puntata di Non è la Rai Stereo Notte. L'ho messa in cantiere, per così dire, quindi non ti preoccupare, la ascolterai nella terza puntata di Non è la Rai Stereo Notte. E con in sottofondo la bellissima Viaggiando di Roberto Colombo, mitica sigla dell'originale Rai Stereo Notte, che io ho, diciamo, rubacchiato per metterla nella mia Non è la Rai Stereo Notte, vi auguro una felice buonanotte, ricordandovi che c'è sempre il mio canale a vostra totale disposizione. Condividete i contenuti, soprattutto iscrivetevi. Mi fa tanto piacere parlare di musica con ognuno di voi, nei limiti del possibile e del tempo cerco sempre di rispondere a tutti. E noi ci ritroviamo la prossima settimana con la terza puntata di Non è la Rai Stereo Notte. Mi raccomando, fate i bravi, divertitevi, ascoltate tanta musica, andate a vedere tanti concerti e io vi saluto. Ciao ragazzi, buonanotte, alla prossima.